un'incentivazione, non certo una retribuzione ordinaria pagata in ritardo. Su quello esistono comportamenti che devono essere adeguatamente rispettati. Dunque, da questo punto di vista, le conseguenze fiscali ci sono già state prese in considerazione. Auspichiamo che da parte del Ministero perlomeno ci sia un'iniziativa affinché possano essere effettuate delle compensazioni laddove il danno finanziario possa essere ravvisato in misura più importante La e ringrazio. urgente. Passiamo adesso all'interrogazione numero 31978, il deputato D'Ambrosio, concernente iniziative per favorire lo scambio culturale tra studenti Italia e Giappone. Sì, Il grazie Presidente. deputato D'Ambrosio ha facoltà di illustrare la sua Grazie interrogazione. Prego. Presidente, grazie. Parlo nella mia veste senz'altro di deputato di Scelta Civica, ma anche quale occasionale Presidente del gruppo di amicizia ufficiale parlamentare Italia-Giappone. Nella visita in Giappone nel mese di agosto 2015 il Presidente del Consiglio ha evidenziato l'importanza dei rapporti tra Italia e Giappone e, come si legge e come si è letto, ha assicurato l'appoggio del nostro Paese affinché l'Unione Europea dia un'approvazione rapida sia all'accordo di libero scambio UE-Giappone sia per il partenariato strategico. Ecco, è proprio sulla base di queste premesse che un primo passo potrebbe essere fatto sul piano culturale, rendendo più semplice il soggiorno di studio dei due paesi e favorendo gli scambi tra università e scuole di specializzazione. Perché c'è un problema, Ministro, che lei forse già conosce, perché la normativa attuale sui permessi per gli studenti che vogliono trascorrere periodi di studio o di studio-lavoro prevede una possibilità di soggiorno senza visto per soli 3 mesi e non consente di svolgere attività retributive in quel periodo, per studiare, lavorare o per periodi più lunghi. Quindi dovremmo cercare di consentire una permanenza senza il vincolo dei 3 mesi per agevolare e allargare sempre di più l'amore che i giapponesi hanno per la cultura italiana e per l'Italia in generale. Grazie La Presidente. ringrazio. La ministra dell'Istruzione Giannini ha facoltà di rispondere, prego. Grazie signor Presidente, sicuramente d'accordo onorevole D'Ambrosio sull'importanza strategica della relazione bilaterale Italia-Giappone, particolarmente nel campo della scienza e della collaborazione interuniversitaria. Ci sarà un'occasione a breve molto importante, cioè un G7 della scienza organizzato e tenuto dai colleghi giapponesi a cui parteciperò, e un già annunciato e organizzato incontro bilaterale con il ministro omologo che si occupa di ricerca scientifica e di università e con cui, tra gli altri dossier, affronteremo quello dell'incentivazione alla mobilità interuniversitaria che, è ben vero, oggi è piuttosto bassa, sono 150 circa gli studenti giapponesi presenti nelle università italiane, complessivamente è un numero veramente molto modesto e sono circa altrettanto quelli presenti nel comparto AFAM, quindi che vengono per lo studio soprattutto della musica, del canto lirico o comunque delle discipline artistiche. Quindi è un lavoro che ci sta a cuore, è un lavoro che incentiveremo, ripeto, con un'occasione molto concreta nel mese di maggio. Il tema specifico però che lei pone, che è quello del Working Holiday Agreement, che è una specifica attività di lavoro-studio, potrà